Un saluto a tutti i lettori di Telefonino.net, siamo con Raffaele Cinquegrana di LG che ci presenta la nuova L Series 3 di LG. La L Series 3, ovvero la terza generazione dei prodotti indicati per un pubblico giovane che vogliono avere un design distintivo e naturalmente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono ancora tre i prodotti, li vedete qui, sono L40, L70 ed L90. Sono tre prodotti quindi che condividono la stessa linea di design, vedete tra l'altro anche molto curati anche nel prodotto entry level, dove troviamo un profilo argentato e una lavorazione particolare sul back cover, mentre invece L90 è un po' più rifinito e soprattutto nel back cover è più liscio e più diciamo bello da toccare. Per quanto riguarda le caratteristiche, L40, L70 e L90, come tutti quanti i prodotti della L Series, hanno delle caratteristiche crescenti a seconda del numero. Quindi L40 troviamo un display da 3,5 pollici, il processore all'interno è dual core, abbiamo poi la fotocamera da 3 megapixel e la batteria da 1540 mAh. L70 invece sempre un processore dual core, il display però diventa sensibilmente più grande perché vedete è un 4,5 pollici, naturalmente tecnologia IPS proprio come lo è l'L40. Troviamo poi una fotocamera posteriore da 5 megapixel e una batteria veramente molto grande da 2100 mAh. E poi abbiamo L90 che va a crescere ulteriormente, diventa il top di gamma della serie L ed ha un display più grande, quindi 4,7 pollici, ma soprattutto un processore quad core che lo rende ancora più reattivo, questo per essere più indicato anche per il multitasking, e poi soprattutto una batteria interna da 2540 mAh che vi permetterà tranquillamente di arrivare fino a fine giornata. Questi tre prodotti sono tutti quanti prodotti 3G e condividono una grande novità che è quella del NoCon e NoCode. Il NoCon lo conoscete già, il NoCon è la funzionalità che abbiamo introdotto con G2 che permette di premere due volte sul display per spegnerlo o accenderlo, e quindi vedete L40 per esempio ha la funzione NoCon. Il NoCode che cos'è? Immaginatevi che abbiate la necessità di toccare due volte lo schermo per accenderlo e dopodiché dovete inserire un PIN oppure dovete digitare la vostra sequenza per proteggere la vostra privacy. Bene, con NoCode fate tutte e due le cose in una operazione sola, ovvero quando il mio schermo è spento, ecco qua, lo spegniamo su L70, io ho impostato una sequenza per cui non mi basta toccare due volte sul display, vedete il display non si accende, ma devo inserire la mia sequenza di tocchi, puoi impostare da 2 a 8 tocchi, in questo caso ne ho impostati 4, 1, 2, 3, 4. E lui accende il display. Questa è una funzionalità particolarmente pratica che unisce appunto la convenienza e il divertimento della funzione NoCon con la sicurezza di un codice che appunto protegge la nostra privacy. Dopodiché, per quanto riguarda le altre funzionalità, troviamo per esempio su su L70 troviamo la funzione Q-Slide 2.5 per lavorare in multitasking, per esempio aprendo diverse finestre, in questo caso ho aperto il dialer, ma possiamo aprire anche, che ne so, il calendario oppure i messaggi. Possiamo mettere poi le funzionalità in trasparenza in maniera tale da utilizzare, ecco qua, eliminiamo il pop-up, in maniera tale da utilizzare quello che c'è sotto, quindi la funzione Q-Slide per il multitasking, mentre invece L90 è il prodotto più completo dal punto di vista delle funzionalità, naturalmente ha il Q-Slide, ma in più ha anche il Quick Remote, ecco qua, lo vedete, il Quick Remote non è altro che la possibilità di utilizzare il telecomando universale a raggi infrarossi, la vedete qui la porta a raggi infrarossi, per controllare una TV oppure un lettore Blu-ray oppure un lettore DVD, e poi fra le altre funzionalità ha ovviamente la fotocamera da 8 megapixel con sensore retroilluminato che ha anche funzionalità particolari come il time catch. Quindi L40, L70 e L90 disponibili tutti e tre entro la fine di marzo in Italia, con le colorazioni bianco, come vedete qui, e nero. Tra l'altro ci sarà anche un accessorio che si chiama Quick Window Cover, che non è altro che la cover che avete visto già su G2, che permette di utilizzare lo smartphone anche quando la cover è chiusa, perché ha una finestra da cui si può controllare l'orario, le previsioni meteo, oppure le notifiche, o ancora verificare quelle che sono le... no, anzi, avviare il lettore audio. Quindi questo è tutto per quello che riguarda le novità L Series 3 dal Mobile World Congress.